Vivere di paradossi è cosa che al Napoli e al Lecce continua a riuscire alla perfezione. L'ultimo obiettivo che la squadra di Montefusco poteva ancora porsi era quello di lasciare gli avversari sul fondo della classifica, ed invece nulla di tutto questo accade. Altri discorsi dei salentini, che in un colpo solo trovano una nuova vittoria esterna dopo quella col Milan, ma soprattutto si accorgono che la salvezza adesso dista 9 punti. Un abisso, certo, ma il finale di stagione può dir loro ancora qualcosa. Se dovessimo andare in B, pazienza, però questi ragazzi avrebbero dimostrato comunque che insomma avrebbero potuto lottare molto di più per raggiungere quella salvezza sperata. Il Lecce ha in casale l'uomo della provvidenza, per lui terza rete, per la sua squadra terza vittoria. Il lampo iniziale acceca il Napoli, che il pareggio con la Juve aveva forse illuso. La gente si lamenta senza vociare, ma con cartelloni graffianti ai limiti dell'offesa. La squadra si smarrisce. Quasi fatale allora che Palmieri firmi al 28esimo il raddoppio che pare chiudere i conti e che costa una distorsione alla caviglia taglia la tela. Ma è troppo però, troppo perfino per chi è ultimo in Serie A. Di leader il Napoli non ne ha, di gente di carattere sì. Protti è uno di questi ed il rigore che l'esordiente Sirotti gli concede è l'occasione per realizzare il suo quarto gol della stagione e per dare nuovi sussulti alla gara. Ed il finale di tempo è l'unica fase in cui Lecce prova sottili timori di essere raggiunto. Il saggio Montefusco non si era però lasciato andare. Ma è un Napoli che è quello che è, il Napoli diciamo di quest'anno è quello lì anche di oggi, insomma un Napoli che cerca di giocare, cerca di fare qualcosa, poche idee, ma i giocatori sono sempre gli stessi, non è che ci sono altri giocatori che possono dare idee. Ripresa, il Napoli ha tanta buona volontà, ma il gioco è tutto un vorrei ma non ci riesco. Il copione prevede così un'alternanza tra tiri da lontano e lanci lunghi intrisi di ottimismo. Poco di sicuro, ma sufficiente per raggiungere alla mezz'ora il pareggio con Altomare, rete che per lui sa di liberazione e non solo. Insomma, tutto da rifare. Il Lecce è però il merito di conservare lucidità, il Napoli il limite di non saper evitare la cattiva sorte. La deviazione di Ayala dopo un mezzo miracolo di Di Fusco è la sintesi dell'intera stagione degli azzurri. E poi la squadra di Montefusco non ha nessuno in grado di ragionare. Chi lo sapeva fare, cioè Giannini, è stato quasi costretto ad andare via, destinazione per l'appunto Lecce. Siparietto finale per le solite mischie che fanno nascere proteste ma rimangono improduttive e per il 4-2 che Atelkin realizza quando ormai sta per fare buio. Dalla statistica l'ultima beffa per il Napoli. Con questa le sconfitte sono 18, così male gli azzurri avevano fatto solo 50 anni fa.